Allora, comincio questo video dicendovi: l'arbitro ammonisce Cajuste, o Cajuste come dir si voglia, perché è andato a sbattere contro un difensore per simulazione di rigore, quando non ha chiesto nulla. È vero che il rigore non c'era, però ammonirlo secondo me è stato esagerato. Quando non hai ammonito Rudiger per un intervento assassino su Zielinski, un fallo da karateka, da kung fu. Però vabbè, questi sono punti di vista che secondo me a volte gli arbitri vedono delle cose e altri non le vedono. Però mi ha dato proprio all'occhio questa situazione. Ma intanto vi saluto, un benvenuto a tutti dal vostro Enrico Caffarelli. Vi ringrazio per i like dei video precedenti e per le iscrizioni. Scusatemi se ho una voce un po' nasale, ma sono raffreddato. Sto guardando i minuti finali di questo Real Madrid Napoli, per adesso 3-2, ma siamo agli sgoccioli. Non lo so se il Napoli riuscirà a pareggiarla. Oselu oggi è una cosa incredibile. Oselu non riesce a inquadrare la porta mai, mai. È entrato questo calciatore, non l'ha mai proprio presa lo specchio della porta. Però intanto però volevo dire una cosina a Meret. Ma porca di quella miseria, no? Hai parato l'impossibile. Un tiro dalla lunga distanza. È vero che ha rimbalzato davanti, però hai fatto una quaglia incredibile, Meret mio. Non è, è inconcepibile prendere un gol da così lontano, fatela passare in mezzo alle mani. Dopo che fino adesso ha fatto una buona prestazione parando alcuni tiri abbastanza difficili, e invece sul tiro di Paz, il ragazzino, 18 anni, 19 anni, se l'è fatta passare in mezzo alle mani. È un peccato perché il Napoli se l'è giocata, come ce l'aspettavamo tutti, a viso aperto, gruppo unito. Al secondo tempo è entrato col piglio giusto, segnando subito con una bordata di Anguissa, una bomba dentro la porta che il portiere l'ha vista soltanto passare così, ha visto soltanto la scia. Poi Kvaratskhelia è stato troppo, o troppo altruista o troppo impreciso. Che è 4-2. Adesso ci è riuscito a segnare Joselu. Dopo 10 tentativi Joselu segna. È riuscito a segnare Joselu. Un gol ogni 10 tiri fa Joselu. Dicevo, la partita per adesso è normale che Napoli si sta sbilanciando e quindi prende contropiedi. Adesso non ho neanche visto questo partito. Eccolo, eh sì, la difesa, non c'era nessuno dietro. 5 contro 3. Poi c'è questo giocatore Bellingham, ragazzi. Mamma mia, Bellingham è un fenomeno. È un fenomeno Bellingham. C'ha la 5 di Zidane. È veramente un calciatore paragonabile a Zinedine Zidane, anche se ha determinate caratteristiche differenti, però stiamo parlando di un calciatore fenomenale, com'è forte Rodrigo. Oggi mancava anche Vinicius. Hanno calciatori spettacolari a centrocampo, Kroos, detta proprio legge. Oggi aveva giocato abbastanza bene Anguissa, Lobotka un pochettino in ombra, però come ripeto, il Napoli ad inizio secondo tempo ha avuto l'occasione per fare il 3-2 con Kvaratskhelia, che l'ha passata Osimhen quando poteva fare meglio, o tirava in porta o gliela metteva in un'altra maniera, e a quel punto stava sul 3-2 e la partita cambiava. Adesso sta andando avanti ancora, ormai il Napoli è caduto proprio in desolazione, perché si è vista sfuggire questa occasione, perché nel secondo tempo, come ripeto, ma anche nel primo, soltanto nel primo ci sono state due fasi. I primi 20-25 minuti che ha segnato Simeone, buona prestazione di Simeone, e dopo sono rimasti imbambolati con Nathan, che si è visto scivolare dietro le spalle in Bellingham e non se n'è accorto, e lì doveva essere un po' più attento. Uguale l'altro gol di Rodrigo, che ha fatto come voleva nella difesa
napoletana. Perciò è stato 3 gol sono stati presi per disattenzioni clamorose. Però quello di Meret è proprio incredibile, veramente incredibile. E Napoli adesso se la vedrà, il discorso qualificazione non è per niente perso, anzi il Napoli, se non sbaglio, potrebbe addirittura pareggiare contro il Braga e passare come seconda. Sinceramente questo Real Madrid è ancora sopra tutti, secondo me è una destinata ad arrivare fino in fondo, se non in finale proprio. Io ad oggi, poi magari cambieranno i tempi, cambieranno le forze, gli stati di forma, però vedo una finale Manchester City Real Madrid. Sono le squadre che veramente mi lasciano stupiti dal punto di vista del gioco, ma anche delle individualità. Sono fenomenali, hanno delle panchine che sarebbero titolari in qualsiasi altra squadra. Esce un fenomeno, ne entra un altro. Sono club che sono abituati a queste dinamiche, a queste prestazioni, e quindi hanno il blasone, hanno le vittorie. Non per questo sono ultra campioni e hanno vinto Champions a non finire. Perciò io credo che Napoli non si debba demoralizzare, i tifosi napoletani non debbano essere tristi per questa sconfitta, perché secondo me Napoli ha lasciato una buona prestazione. 4-2, ma il 4-2 è scaturito dalla difesa troppo alta del Napoli, perché voleva cercare il 3-3. Quindi sì, vedrà tutto alla prossima partita contro il Braga, se non erro allo stadio Diego Armando Maradona, che sicuramente sarà una bolgia. Ci vediamo al prossimo video. Buonanotte da Enrico Caffarelli. Ciao.